A Polla sabato si è concluso presso il centro polivalente Don Bosco il primo corso gratuito di primo soccorso BLSD e disostruzione delle vie aeree. Il progetto patrocinato dal Comune di Polla in collaborazione con l'associazione Onlus Carmine Speranza ha l'obiettivo di formare gli allievi del seminario di primo soccorso per l'utilizzo del defibrillatore, strumento ora obbligatorio soprattutto presso i luoghi in cui si pratica sport come palazzetti e campi da gioco. A tenere il seminario i componenti dell'associazione Onlus Carmine Speranza, impegnato ogni mese nella realizzazione in tutto il comprensorio di riferimento in corsi di primo soccorso e per l'utilizzo del defibrillatore semiautomatico DAE. I corsi sono indirizzati a tutti coloro che vogliono acquisire le manovre della rianimazione cardiopolmonare e dell'utilizzo del DAE, defibrillatore semiautomatico esterno, ai volontari, agli insegnanti, agli appartenenti alle forze dell'ordine, alla protezione civile, agli studenti, ai cittadini ed anche a quanti operano periodicamente nei dipartimenti di emergenza urgenza. Promotore del progetto, il consigliere comunale di Polla, Graziano Vocca. Sì, veramente tanti iscritti e tanti partecipanti. Sono contento perché è stato recepito un poco da tutti questo primo corso gratuito e comunque abbiamo avuto tutta la protezione civile sia di Polla che dei paesi limitrofi e questo ci fa contenti.